Allora ragazzi, buongiorno, bentornati su Green Italy. Mi raccomando, non perdete la fantastica puntata di oggi perché sto iniziando a fare delle lavorazioni sia sulle mie piante di zucchine che sulle mie piante di melanzane. Quindi mi raccomando, se sei curioso di vedere cosa faccio oggi, non perdere questa fantastica puntata. Quindi mi raccomando, io mi organizzo come sempre e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao! Allora, eccoci qua, bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio e come vi ho detto nella intro, oggi stavo iniziando a prendermi cura delle mie piante di zucchine e quindi mi sono detto, accendo la telecamera, realizzo un video almeno per farvi vedere due delle operazioni che andrò a fare questa mattina. Allora, come molti di voi sanno, io preferisco coltivare le zucchine in verticale e questo per due semplici motivi. Allora, uno, per andare ad ottimizzare la produzione, quindi riesco a mettere sullo stesso bancale più piante e lo vedete qui, ho utilizzato un sesso di impianto dove le piante sono piuttosto vicine e quindi se le facessi crescere così come sono si creerebbero zone d'ombra e questo mi creerebbe un problema secondario, ossia lo sviluppo dell'oïdio, che è un fungo che compare principalmente sulle piante appartenenti alla famiglia delle cucurbitacee, quando si crea una eccessiva umidità e soprattutto quando si creano delle zone d'ombra. E come voi meglio di me sapete, siccome la zucchina richiede tanta acqua e con queste foglie, diciamo, spesso e volentieri viene ombreggiata tutta la parte sottostante, io preferisco farle arrampicare ed appoggiarle ad un palo. Quindi, siccome me l'avete chiesto in molti, oggi vi faccio vedere brevemente questa semplice ma importante operazione. Tra l'altro, questo è proprio il momento migliore per effettuare questa operazione, proprio perché la pianta ha iniziato a crescere, tra l'altro, ha appena raccolto delle zucchine e la parte apicale, che poi diciamo è la parte da cui iniziano a spuntare le zucchine, tende per il peso della pianta e anche per i frutti ad appoggiarsi al suolo, quindi diciamo la classica posizione dove la zucchina tende a crescere in lunghezza. Allora, l'operazione è molto semplice perché vado ad utilizzare un tutore. Come prima cosa vado a sollevare leggermente la pianta, verifico almeno io dove è collocata la manichetta gocciolante e vado appunto a posizionare la canna in prossimità della pianta, così da permettere a quest'ultima di essere sostenuta o quantomeno appoggiata alla canna stessa. Allora, due metodi di legatura. Possiamo utilizzare sia le foglie, e quindi in questo caso io vado a schiacciare leggermente la foglia, altrimenti andrebbe a rompersi, e non faccio altro che legarla un giro di qua, un giro di là alla canna, ok? In questo modo già la pianta è poggiata sulla canna. A questo punto mi aiuto con dei legacci per legare in maniera molto, diciamo, blanda, quindi con un piccolo nodino, la pianta alla canna, ok? A questo punto, settimana dopo settimana, dovremmo andare a legare la parte apicale della nostra pianta, facendo così in modo che questa cresca, diciamo, in verticale, andando possibilmente a sfoltire la parte più bassa, proprio per evitare eccessive zone d'ombra. Però, come vedete, le canne non solo sono un po' stortignacole adesso, ma tenderanno sempre più a piegarsi con il peso della pianta stessa. Quindi risulta importante andare a creare un supporto, quindi andiamo a creare una traversa che possa stabilizzare l'intera struttura. Aiutandomi con il braccio, vado a legare ad una certa altezza la traversa sul mio tutore, eccolo qua, in questo modo, e vado ad ancorarla bene alla traversa stessa, cercando ovviamente di addrizzare lì dove è possibile la struttura, così da rendere anche piacevole
vederla nell'orto. Ecco, come vedete, questo è il risultato finale. Vedete che la struttura è piuttosto solida. Se dovesse avere problemi più avanti, potrei andare ad aggiungere un'altra canna più alta. Ok, questo è quanto. Approfitto anche per darvi qualche suggerimento su uno dei problemi più comuni quando coltiviamo le zucchine, ossia la presenza sulle stesse di formiche. E spesso quando le formiche invadono la nostra coltivazione diventa anche difficile andare a consumare anche quei bei fiori che potremmo magari fare fritti. Quindi come possiamo fare per eliminare le formiche? Allora, più che concentrarmi sull'andare a eliminare le formiche, mi andrei a focalizzare sul problema che ha scaturito la presenza delle formiche stesse, perché spesso e volentieri le formiche arrivano perché la nostra coltivazione inizia ad essere attaccata o comunque invasa dagli afidi, questi piccoli animaletti che producono una melata di cui le formiche sono tanto ghiotte. E quindi come andare a intervenire senza andare a mettere nulla di chimico? Allora, io principalmente utilizzo effettuare un piccolo trattamento, ma lì dove veramente è necessario, a base di sapone molle potassico e olio di neem. Vado a nebulizzarlo nella parte superiore, naturalmente dopo aver comunque tolto tutte le zucchine, vado a nebulizzarlo in particolar modo sui fiori. In questo modo le formiche non avranno nessun motivo, visto che non si nutrono di zucchine, e quindi la nostra coltivazione sarà salva. Altra operazione importantissima, questa volta sulle piante di melanzane. Vedete che differenza c'è tra questa pianta e questa pianta? Allora, considerate che sono state piantate lo stesso giorno, però una è stata lasciata allo stato brado, così come veniva, mentre quest'altra è stata sfemminellata. E già, per chi non lo sapesse, la melanzana appartenente alla famiglia delle solanacee, quindi la stessa identica famiglia dei pomodori, così come i pomodori, ha le cosiddette femminelle. Che cosa sono? Non sono altro che questa porzione di pianta che nasce, così come ho detto, come i pomodori, in corrispondenza tra il fusto della pianta e la foglia. In corrispondenza dell'ascella troviamo sempre la nostra bella femminella che fa anche rima. Quindi cosa è importante fare? Andare a eliminare preventivamente, prima appunto che sia troppo tardi, queste sezioni di piante, così che la pianta stessa riuscirà a crescere in altezza piuttosto che in larghezza. Tra l'altro, ricordiamoci che questa pianta quando cresce ha dei frutti piuttosto pesanti, e quindi se non andiamo a sfoltirla, queste femminelle inizieranno a crescere, a fruttificare, appesantendo la struttura della pianta stessa. Quindi cosa bisogna fare? Nulla, andiamo innanzitutto ad asportare tutte le foglie che toccano per terra, in questo caso sul telo, proprio perché la foglia stessa potrebbe essere veicolo di malattie fungine, e andiamo ad asportare anche a mano, soprattutto se facciamo questa operazione quando la femminella non è ancora così cresciuta, con un unico fusto centrale che tendenzialmente andrà a crescere in altezza. Allora ragazzi, per oggi è veramente tutto. Spero di cuore che questa puntata vi sia piaciuta, e soprattutto spero che vi sarà utile nel vostro orto. Per oggi è veramente tutto, un caro saluto, e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!